Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti. Cari amici di Fuori dal Chorus, ben trovati, buon sabato. E oggi siamo qui e riprendiamo la nostra attività di promozione di dischi di jazz. E siamo qui con un ospite molto speciale, molto gradito, e che fa, diciamo, parla per la seconda volta di un'orchestra che è nata quest'estate, ma adesso non dico altro perché poi ce ne parlerà lui. Sto parlando di Red Pellini. Ciao Red, buonasera e benvenuto a Fuori del Chorus. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato, grazie, Allora, ti faccio la stessa domanda che feci a Giorgio nella scorsa trasmissione. Se tu dovessi presentarti, chi è Red Pellini? Come ti presenteresti? Chi è Red Pellini? Red Pellini è un ragazzo che a un certo punto faceva il liceo artistico al conservatorio, disegnava, suonava e niente, poi ha deciso di suonare. E poi ha suonato, diciamo, ha iniziato a suonare per caso perché vidi un film di Renato Pozzetto che si intitolava Saxophone. Da solo, da piccolo, andai a Metropolitan, via del Corso, a Roma, e tornai a casa, ah, voglio il sassofono, voglio il sassofono. E poi invece mio padre mi comprò un clarinetto e niente, lì ho iniziato. Poi subito col jazz è stato un amore perché il primo disco di Benny Goodman, poi ho fatto il conservatorio. Un po' a fatica perché comunque c'avevo un suo nome troppo grosso per la musica classica, il clarinetto, e comunque piano piano, e poi vari incontri, uno importante appunto con Giorgio Cuscito, perché ci siamo incontrati proprio giovanissimi. E Certo. però più domande particolari, perché sennò inizio a parlare. No, sì, assolutamente. Allora, Red, per chi non lo sapesse, su un'intervista che ho trovato su internet, ti descrivono un giovanotto matto. Ora, io giovanotto sicuramente, matto secondo me un po' meno, nel senso che sicuramente, sicuramente. Come, scusa? No, anche Giovanotto oramai è vecchia la Ah, cosa. ma figurati. Insomma, comunque, giustamente ti definiscono un amante della musica degli anni 20. E io ti chiederei perché, cosa ti ha affascinato, diciamo, a tal punto di quel periodo da farne la bandiera di tutta una carriera, insomma, per il quale tu sei riconosciuto a livello universale. E sì, guarda, e niente, è stato molto, come dicevo prima, il primo disco che comprai, così me lo consigliò mio padre, sono in fianetto, ti piace un po' il jazz, compra Benny Goodman, compra un disco di Benny Goodman. Poi mi compravo un disco a settimana e vedevo sempre questa faccia un po' impressionistica, no? Di Bix Beiderbecke su una collezione che vendevano da ricordi. Alla fine mi sono comprato un disco di Bix. E quando sentì la gang di Bix, che è una cosa un po' particolare, la gang di Bix Beiderbecke, perché al posto del comune contrabbasso o basso tuba che si usava negli anni 20, c'era il sax basso. E mi diede l'impressione, perché questi collettivi tra cornetta di Bix, il clarinetto, il trombone, il sax basso, di una specie di ingranaggio di un orologio, no? Tutto mi colpì moltissimo, fu proprio un amore a prima vista proprio col jazz, non è stato consigliato da nessuno, ecco, nel senso mi sono avvicinato e ci sono rimasto, ecco, nel senso rimasto su questo stile, perché molti poi dopo si affacciano pure ad altri stili, anche perché si affacciano ad altri stili perché è difficile, specialmente in quel periodo, per un ragazzo, ma anche adesso penso di un ragazzo di 14-15 anni, suonare quel tipo di musica e essere da solo, perché poi tutti quelli che studiano adesso iniziano da Charlie Parker con le scuole di musica, dei conservatori, insomma, non è che ti parlano di Dixieland, insomma, era una pecora nera. E però questo mi ha avvantaggiato perché subito mi hanno notato, diciamo, questi vecchi cariatidi del jazz italiano come Carlo Loffredo, Rino Patruno, Romano Mussolini, e mi hanno buttato avanti come, diciamo, nuovo talento, così, e subito nei concerti, festival, teatri,
E allora lì ho detto, oddio, qui mi tocca studiare, mi tocca, adesso devo gli assoli a memoria per non fare brutta figura. Però insomma è stata. Eravamo veramente in pochi in quel periodo a fare questa cosa. C'ero io, c'era Luca Velotti, c'erano i fratelli Battisti, e poi abbiamo pescato Giorgio Cuscito che stava nella scuola dell'estaccio. Una volta ci ho suonato insieme, dico: oh, ma tu devi fare i concerti con me. Insomma, l'ho coinvolto e siamo poi insomma, lui già suonava, però insomma l'ho coinvolto in questo stile tradizionale, ecco. Insomma, è stata una bella storia. A me piace la mia storia, come è venuta, come è Scusa, partita. Ecco. una curiosità personale quasi, ma tu hai mai avuto altre, tra virgolette, contaminazioni oppure sei sempre rimasto in questo, insomma, in questo, nella musica di questo periodo? Guarda, per quanto riguarda il jazz tradizionale, io non mi sono mai piaciuti quelli che lo suonano esattamente quasi da musica classica. Cercando di imitare, che ne so, i timbri oppure i fraseggi. A me piacciono molto i temi del jazz tradizionale, i temi, le strutture armoniche su cui improvvisare, ma poi quando mi lascio andare con gli assoli mi scappano anche le frasi bebop. Poi, ecco, già a 16 anni avevo sempre l'omnibook di Charlie Parker davanti, lo studiavo. Certo. Questo. Diciamo, mi ha creato anche un po' uno stile particolare, un po' un misto, che poi la cosa più importante è l'originalità, no? In questo, purtroppo, il jazz tradizionale sono certi che me lo sono in maniera un po' troppo da musica classica, ecco, pensando proprio di fare nota per nota quello che faceva Louis Armstrong, Johnny Dodds, Kid Dory. Quello un po' lo critico io, ecco, non mi piace tanto questo approccio. Quasi una rivisitazione storica. Sì, e ti criticano pure, guarda, ma tu hai fatto quella frase che è troppo in avanti, quando poi negli anni 20 veramente già era stato fatto tutto, perché venivano dalla musica di Debussy, di Stravinsky, Bix era uno che negli anni 20 ha fatto tutto. Poi dopo si è tornata un po' alla sintesi proprio con lo swing, ma negli anni 20 c'erano cose, le orchestrazioni erano toste, con accordi esatonali, insomma. Insomma, devo dire che ecco la cosa che non mi piace è ecco, rifare il jazz tradizionale esattamente come un disco. Questo qui sono stato sempre attento. Certo. Senti, secondo te qual è la caratteristica più importante che serve a un musicista, a un giovane, insomma, a qualcuno che si voglia avvicinare a questo tipo di musica? Guarda, io mi accorgo quando vengono a trovarci i ragazzi che fanno jam session, ma bravissimi, adesso c'è una tecnica micidiale, questi sono al conservatorio, e non hanno la conoscenza dei temi. Loro improvvisano sugli accordi, praticamente. Io se improvviso su un brano come All of Me, improvviso sul tema di All of Me, anche sugli accordi, però pensando alle frasi di All of Me. Invece loro aspettano soltanto la griglia, infatti spesso mi dicono facciamo All of Me, dico io ok, sono facile per tutti, il tema, per favore fallo te, il tema, perché pensano solo all'assolo. E a me piace fare il tema, dovrebbero diciamo, fare assoli più cantati, dove addirittura ci puoi mettere le parole, qualche cosa di dove ogni tanto rifai sentire il tema, perché noi comunque suoniamo davanti a un pubblico che non sono musicisti. Loro sentono il tema, poi sentono Certo. sabato, non capiscono più niente. Ogni tanto lo zuccherino glielo devi dare. E purtroppo, poi alla fine vincono quelli che comunicano un po' di più, come me, come altri. E questo mi dispiace perché io vedo dei grandi talenti che però poi la gente inizia a parlare, lo vedi proprio, l'audience, no, davanti a te. Se tu inizi a smanicare con queste frasi bellissime, però se insisti troppo. Puoi far colpo magari su dei studenti che hai davanti, ma sulla maggior parte della gente che va lì a passare una bella serata, dopo non si annoia. Purtroppo mi dispiace dirlo, però è così. No, Non essere. assolutamente. Poi io aggiungerei anche che, guarda, ti faccio una confessione, sentendo di suonare la prima volta sono rimasto veramente affascinato, perché oltre a quello che hai detto tu, credo che
Credo che sì, la comunicabilità, però anche in qualche modo la sincerità di chi sta suonando. E forse spesso il fatto della non comunicabilità va anche di pari passo con una, tra virgolette, non sincerità e più una riproduzione alla moda, non so, mi viene da dire così. Invece, sentendo suonare te e Giorgio, altre persone, ma anche insomma, non per forza. Che praticano questo stile, insomma, però sentendo sentire le persone che suonano con sincerità, con estrema proprio passionalità, quasi con, guarda, la butto lì romanticamente, quasi con un senso di dolore. E secondo me questo aggiungo a quello che dici tu, che è un po' una chiave che riesce ad arrivare un po' più al pubblico. Ecco, mi piace dirti questa cosa perché. Non bisogna aspettarci che noi comunque facciamo show, e questa è una cosa che può dar fastidio a molti. Io non dico che bisogna fare i pagliacci, mettere le orecchine, no, perché vedo, ognuno fa come gli pare, però comunque bisogna la gente viene a sentire un concerto, se no si sente un disco. Devi Certo. concerto, una cosa, ecco, che mi piace il jazz classico. A me mi piace fare le serate con tanti brani. Cioè, molte volte nel jazz moderno senti il tema e poi gli assoli che fanno 6-7 chorus. Non si può per rispetto del pubblico, per rispetto della sezione ritmica, che poveraccia sta lì a girare con questi chorus. E io metto sempre un doppione di me stesso tra il pubblico, un altro Fabiano, e gli domando: ma ti stai annoiando? La sento molto, cioè un po' specchiata la cosa, e poi mi piacciono i temi, mi piace passare da un tema all'altro. Non possono durare tanto i brani, mi piace la Certo. durata quasi degli anni 30, insomma, quei 3 minuti e mezzo, così. Se no, è come mangiare: mangi una torta che è buona, mangia un'altra torta, alla fine non ce la fai. Certo. Senti, parlando di brani, parlando di tanti brani, dobbiamo per forza, non possiamo non parlare dei Red Cats, che questa realtà assurda che tu e Giorgio, come qui sì, dei pazzi, avete creato durante un periodo nel quale l'orchestra era forse l'ultima cosa che poteva venire in mente a qualcuno. Perché i Red Cats? A un certo punto, devo dire che con Giorgio ci eravamo riuniti da circa 6-7-8 mesi, perché noi non suonavamo più da tantissimi anni insieme, avevamo preso altre vie, altri percorsi, insomma, e abbiamo iniziato a suonare. Io l'ho chiamato in un locale che mi aveva dato fiducia una serata settimanale. Sai che ti dico, mo, richiamo Giorgio così mi voglio divertire, perché la pensa come me, insomma. E invece dopo qualche mese, boom, è arrivato il problema della pandemia, e allora abbiamo deciso proprio di sfruttare questo periodo. E devo dire, Giorgio si è messo tutto con gli arrangiamenti. Che poi questa cosa degli arrangiamenti, perché all'inizio, tantissimi anni fa, diciamo, ero io che facevo gli arrangiamenti. Avevamo un'orchestra, la prima orchestra che abbiamo avuto si chiamava The Ghost of the Twenties, Fantasmi anni 20, dove c'era Giorgio Cucci, dove c'era Luca Velotti, Adriano Mazzarotti, Ario Tanatta, insomma, gente poi che è diventata molto, molto. Certo. E invece questa volta lui ha fatto tutti gli arrangiamenti. Ma che insieme ci siamo consigliati sui brani, sulle frasi da utilizzare, e poi abbiamo fatto le prove. Ci vedevamo una volta a settimana, con tutti i dovuti rischi, in questo locale, il Cotton Club, che ci ha prestato la gentilmente. E comunque è stata. L'orchestra, se non fa le prove, non la monta. Certo, Pure te certo. mi ricordo a sostituire il trombonista. Certo. Senti una cosa, ma scusa, scusa, perdonami. No, fine. No, volevo chiederti, secondo te una realtà come questa, ad oggi, tralasciando il fattore pandemia, comunque anche in un periodo storico nel quale la socialità ha acquisito un. Insomma, un ruolo particolare e una caratteristica strana in qualche modo. Secondo te, un'orchestra come i Red Cats, che cosa può rappresentare per la società della musica, insomma, per i musicisti? Ma guarda, è molto importante in questo periodo.
Non ci scordiamo che noi siamo negli anni 20 del 2000 e negli anni 20, un secolo fa, uscivano da una pandemia, no? C'era la spagnola che aveva fatto ancora più morti di questa nostra, diciamo. E quando si esce da questo, secondo me, ecco, anche la fioritura degli anni 20, i Roaring Twenties, gli anni ruggenti, era perché la gente dopo questo periodo triste si voleva assolutamente divertire e in America è esploso una cosa incredibile. Cioè, era tutto bello il teatro, la moda, il jazz è una creazione americana, no? Certo. E adesso la gente ha bisogno, secondo me, anche di sorridere ai concerti, perché dai, i concerti seriosi sono bellissimi, però il Dixieland, il jazz degli anni 20 è una musica gioiosa, questo è indubbio, ed è proprio il momento di proporre queste cose, secondo me. Insomma, Penso è che c'è un abbastanza libro. vincente in questo momento una cosa del genere. È uscito un libro di Paolo Di Paolo proprio qualche mese fa che si chiama proprio Svegliarsi negli anni venti e è la stessa cosa che dicevi tu, proprio come ci si è ritrovati cent'anni più avanti. Si narra pure che Louis Armstrong, un po' in certi aneddoti, dice: ma perché a un certo punto non suonavano più nemmeno loro, erano bloccati, no? Dice, ma quando risuoniamo? Quando risuoniamo? E poi dopo, boom, c'è stata la botta perché c'era una voglia di suonare, boh, la suonarella, no? C'avevi voglia. E Certo. poi, vabbè, poi lì tutto il problema delle. E poi si è interrotto con il 129, è successo, vabbè, quello che è successo. Però comunque gli anni 20 sono dorati, proprio, al limite del kitsch proprio, no? L'hanno sfiorato, questo jazz, sì. Certo. Senti, con Giorgio abbiamo presentato il volume 1. Con te presentiamo il volume 2 che è uscito ieri. Ricordo a tutti per chi lo volesse poi insomma acquistare su Bandcamp. Ma ci dobbiamo aspettare anche un volume 3? Ah, io spero il volume 3 sarà il prossimo disco, perché abbiamo ancora i brani da proporre, tra l'altro in cantiere, ma già abbiamo dei nuovi arrangiamenti che però, insomma, chiaramente non c'entravano nel disco e secondo me si può fare anche un terzo volume bello, magari con degli ospiti questa volta, dei guest, che mi piacerebbe questa idea. Guarda Red, allora finiamo così. Così, innanzitutto ti ringrazio, sono veramente felice che hai partecipato a questa cosa perché per noi è importantissimo avere gente come voi, cioè, veramente fa crescere l'attenzione verso la cultura in generale, nelle tutte le sue sfaccettature. Sono contento che, insomma, che c'è stata anche una continuità in qualche modo tra te, Giorgio e l'orchestra. Finisco, prima di salutarci, ti faccio l'ultima domanda. Allora, in una tua intervista del 2012, quindi 10 anni fa, alla domanda Red, chi vorresti incontrare da Karl Marx, Duke Ellington e Marilyn Monroe, tu rispondessi Marilyn. Oggi daresti la stessa risposta? Ah, ma guarda, Marilyn e Duke Ellington, ma pure no, perché comunque Marilyn è legata al jazz, c'è cioè il famoso film A qualcuno piace caldo, no? Quello è un film su jazz, secondo me. Per quanto riguarda Ellie, era una domanda trabocchetto, comunque mi fa qualche cosa del genere. Sì, guarda. Tutti e due, sicuramente, dai. Va Certo. bene, senti, allora io ti saluto, ti ringrazio. Adesso ci spariamo tutto il volume 2 dei Red Cats che invito a seguire su tutte le pagine, su tutti i social, insomma. E niente, ti saluto e grazie ancora. Grazie, Gemma, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Thank you.
Cold empty bed, spring out is land, feel like old man, shine was there. What did I do to be so black and blue? Even a mouse ran from my house. They laugh at you, scorn you too. What did I do to be so black and blue? I'm white inside, but that don't help my game. 'Cause I can't hide what is in my face. I want it in, ain't got a friend. My only sin is in my skin. What did I do to be so black and blue?
peep. Close your eyes, don't peep. Sandman soon will come while I softly hum. Buddha smiles on you. Moonman loves you too. While they watch their keep. China boy, go sleep.
enough for one, please, Jane. Madam will not be dining. Yes, you may bring the wine in. Love plays such funny games. Dinner for one, please, Jane. Close Madam's room, we've party. Please don't look so downhearted. Love plays such funny games. Since my best friend told her of another, I had no chance to deny. You know there has never been another. Someday she find out a lie. Maybe she's not to blame. Leave me with silent hours. No, don't move off every flower. Dinner for one, please, Jane. Thank you.
Dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale, a cura e con Eugenio Renzetti.